Buongiorno, stanotte ho dormito molto bene e ho già fatto colazione, ho preso un caffettino. Ripasso davanti all'ostello che mi ha ospitato, Terra Media. Qui bisogna che vi fermate se venite qua, se vi fermate prima di Assisi. Pochissimi chilometri ad Assisi, vediamo come scorrono. Le 6 e un quarto e usciamo da Val Fabbrica. E questa è l'ultima vera salita. Dopodiché è quasi tutto in discesa. Manca più poco. Dovrei essere entrato negli ultimi 10 chilometri. 7 chilometri e 9, quindi 2 ore. La Basilica di San Francesco. Ci manca pochissimo. L'ultimo strappetto prima della meta. Ok, non è lunghissima, ma ha il suo perché, insomma, è un po' più di uno strappetto. Ma siamo quasi arrivati. E si entra ad Assisi. Ce l'abbiamo fatta. Ok, sto cercando un posto per darmi una sistemata, una doccia e cambiarmi. E poi andiamo a visitare la basilica. Che posticino, eh? E abbiamo finito. Ecco la basilica. Io non vorrei entrare così dentro la basilica o nella tomba di San Francesco. Ora vedo se trovo un modo per farmi una doccia per cambiarmi. Che posto. Ecco, abbiamo ritirato il testimonium e ora entriamo nella basilica. All'interno della basilica è vietato riprendere o fotografare, mi sto mettendo delle immagini prese da internet, ragazzi, anche solo per rispetto, anche perché è sorvegliato sia dalla Securitas che dai frati stessi. La basilica è bellissima e andare a visitare la tomba di San Francesco è emozionante. Siamo usciti dalla Basilica Superiore. All'interno non ho ripreso perché non, meglio di no. E poi è molto sorvegliato, vietato. Però ci dovete venire, è veramente bellissima. Piccola pausa. È proprio dietro l'ingresso della basilica, quella inferiore, c'è l'ufficio per il pellegrino, lo Statio Peregrinorum. Ok, sono le 11 e un quarto. Allora, forse ho trovato dove poter fare la doccia e andiamo un pochino fuori da qui, bisogna fare 2 passi. Ho 3 ore, 3 ore e mezza ancora a disposizione qui ad Assisi, quindi dopo possiamo continuare a fare una passeggiata. Peccato, peccato perché una doccia me ne sarei fatta volentieri. Questa è una struttura nuova, aperto da poco. La signora per telefono poi mi ha detto che era fuori, se no mi avrebbe anche aperto per permettermi di farmi una doccia, anche se è soltanto per dormirci, è un ostello. È un peccato perché ci sono i pellegrini qui ad Assisi che vengono da vari cammini, non esiste soltanto la via di San Francesco. E è un peccato che Assisi non è pronto ad accogliere i bisogni fondamentali del pellegrino perché, ragazzi, il cibo me lo posso pure portare dietro, posso pure avere da mangiare, no? Ma farsi una doccia vale oro perché ti sistema, ti rigenera, ti rende di nuovo umano quasi.
Guardate con quante città è gemellata Assisi: Betlemme, San Francisco, Santiago di Compostela. Quello non lo pronuncio, se non mi prendete in giro. E ho pensato anche a voi, ne ho prese qualcuna in più, magari trovo il modo per regalarveli. E adesso per visitare la Basilica Inferiore è un bel casinotto, comincia ad esserci parecchia coda. Un pochino meglio è comunque. Maglietta cambiata, ho messo i sandali e ora posso andare a mangiare qualcosa e aspettare di essere preso per essere riportato alle chiuse di Laverna, che dista 110 km, ci vuole con la macchina un'ora e mezza all'incirca. È un'ingiustizia. Ci ho messo 5 giorni per arrivare qua a piedi e con un'ora e mezza si risolve tutto. Ora sì che si ragiona. Una bellissima pausa, abbiamo fatto l'una e mezza. Adesso vado all'appuntamento per incontrare chi mi porta a Laverna. Devi prendere qualcosa? No, va bene. Sì. Dietro. Sì, perfetto. Un'ora e mezza dopo. Ed eccomi tornato, grazie al servizio shuttle che mi hanno portato direttamente qui a Laverna. Un servizio, ragazzi, non è sponsorizzato, ma ci tengo a inserirlo anche nella descrizione del video. I mezzi pubblici sono un problema. Col taxi costa sulle 200 euro. E ovviamente il servizio shuttle costa una via di mezzo. Trovate il numero di telefono nella descrizione del video. Considerazioni a freddo: la via di San Francesco è un pellegrinaggio veramente bello. Lo rifarei immediatamente. Magari posso rifare un percorso differente da Roma a Assisi. Metto avanti questo pellegrinaggio, che vabbè, non si potrebbe neanche fare il paragone, con la via degli dei che ho fatto qualche anno fa, che però non mi ha lasciato veramente niente. Sì, è un bellissimo trekking, nulla da dire, ma in fondo non mi ha lasciato niente, mentre questo è un pellegrinaggio. Fatto nella maniera giusta, potrebbe essere il Cammino di Santiago italiano. Vi mostro con calma anche la pergamena che mi è stata data. Questo è il testimonium, c'è scritto semplicemente nome e cognome, la data di arrivo e c'è il timbro. È veramente bello, una pergamena veramente ben fatta, completamente gratuita. Si prende alle spalle della cattedrale, dell'ingresso della cattedrale inferiore d'Assisi. Non c'è scritto il chilometraggio come sulla Compostela e sull'altro foglio che viene scritto, ma qui non c'è bisogno. Basta consegnare la credenziale timbrata. Io in genere facevo timbrare una volta al giorno, non di più, e si riceve questa pergamena. Insomma, 185 km circa in 4 giorni e 3 ore. È sì stato veramente veloce, ma era una mia scelta. Ho voluto fare questo cammino in poco tempo e cercando di raggiungere sempre il mio limite fisico per scelta personale, ma comunque anche facendolo in poco tempo si percepisce quella magia che c'è, per esempio, sul Cammino di Santiago, che ho percepito sul Cammino di Santiago, sulla Via Francese in particolare. Trovate tutti i video sul canale. In tanti mi avete chiesto anche che costi ho affrontato per poter pernottare o per poter mangiare. Raga, è caro, nel senso, non stiamo parlando del Cammino di Santiago. Volendo, ci sono i posti donativi dove non si spende niente, dove si spende poco. Se andate in strutture religiose, dovete programmare bene tappa per tappa, e allora sì, è possibile. E altrimenti, ragazzi, è come andare a dormire in un B&B. Io, quando ho pagato poco per dormire, ho pagato 45 euro. Ho dormito anche in posti tipo il rifugio del primo giorno, oppure il donativo. Anche lì, ragazzi, si paga quello che uno si sente di pagare, ma bisogna anche pagare quello che uno può pagare, perché comunque sono strutture che vengono finanziate esclusivamente da queste donazioni. Quindi, se non potete, ragazzi, non vi dice niente nessuno, ma se potete, raga, dovete pagare, bisogna pagare, come quando si va a dormire in un B&B, su per giù. E infine voglio anche fare un giveaway. Ragazzi, questi sono oggetti che costano veramente poco, quindi si può fare anche in Italia. Ci sono tre, perché uno me lo vorrei tenere per me, scusate se mi permetto. Ci sono tre e vorrei fare questo giveaway. Basta che mi scrivete nei commenti quello che vi pare, un commento, oppure viva San Francesco, quello che vi pare,
e io scelgo tre persone in questi commenti a caso e poi spedisco questo Tao che ho comprato direttamente ad Assisi. Quindi se ne volete basta che mi scrivete un commento e seleziono tre persone di voi che lo otterranno direttamente a casa. Poi voglio ringraziare nello specifico gli abbonati al canale che mi supportano attivamente, in cambio ricevono dei contenuti dedicati e altri vantaggi. Ovviamente voglio ringraziare anche voi che mi tenete tantissima compagnia sia su Instagram dove mi scrivete in tempo reale e su YouTube. Anche se cammino da solo mi sento sempre in compagnia grazie a voi. Vi ringrazio della visione, a presto e ciao! E mi raccomando, voletevi bene.